porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Papa Francesco in visita negli Stati Uniti d'America ha scosso gli animi degli americani perché ha dichiarato bisogna abolire la pena di morte. Secondo lei è giusto o sbagliato? È giusto, secondo me bisogna abolirla, bisogna trovare una serie di modalità per i reati più gravi, quelli previsti negli Stati Uniti per la pena di morte, per una pena adeguata e lunga. Per esempio in Italia dopo un certo numero di anni, voglio dire qualche volta anche meno, le persone escono. Allora questo non va bene. Forse è meglio per redimere delle persone prevedere una pena lunga senza uccidere le persone. L'uccisione è l'ultima cosa da fare, secondo me. Sicuramente far lavorare le persone e farle pensare è un modo intelligente per cercare di redimerle. Lo scopo della pena è quello di punire le persone che hanno fatto qualcosa contro le leggi e contro gli altri simili, ma anche quello di recuperarli alla società. Può succedere, voglio dire, facendoli lavorare fisicamente forse meglio, è più pesante, voglio dire, si potrebbe riuscire ad ottenere quel risultato. La possiamo abolire solo se si finisce di vendere tutte queste armi, altrimenti diamo la possibilità a questa gente di comprare le armi e ammazzare. E niente pena di morte, allora va bene la pena di morte per me. Se eliminano queste armi, come pure lo vuole il Presidente dell'America, vuole che non si vendano più tanto facilmente, allora sì che togliamo pure la pena di morte, altrimenti è troppo facile per gli altri prendere, ammazzare e andare a casa. Nessuno ha il diritto di togliere la vita a un'altra persona, quindi sia giusto così. E merita la pena di morte in quel caso secondo lei? Con tanto rispetto per il Papa. Ha ragione. Come mai? La pena di morte non serve a eliminare i delinquenti, ci sono sempre lo stesso, quindi poi per un fatto di chiesa, di religione, quindi è giusto che sia così. Secondo lei perché in alcuni paesi invece si fa così fatica ad abolire la pena di morte? E lì sono i governi che la pensano diversamente, basta.